Presidente, benvenuta a questa inaugurazione del 24° anno dell'Università. Io saluto i nostri ospiti, il Presidente della Radice di Soverano, della Associazione Radice di Soverano, Mario Lucero. Marco Soverano, faremo una succursale della Radice. Mario Lucero Bellelli, il Sindaco Gerardo Mannello, nostro ospite, il Sindaco Ernesto Lecci, il Consigliere Gerardo Pagano e il nostro relatore Spiragiotti, Vincenzo Spiragiotti, che è il Presidente della rivista e la radice da questa associazione. Noi come Università della Terza Età siamo al 24° anno di attività e la radice ha un'attività un pochino di 2 anni più lunga, più vecchia, di 2 anni, perché sono nate nel 1995. L'Università della Terza Età è presente sul territorio ogni venerdì con i suoi incontri culturali del venerdì e con le lezioni che facciamo nel corso della settimana riservata ai nostri soci. Facciamo i corsi di storia, i corsi di francese, di inglese, di scacchi, di scrittura creativa, di pittura e di teatro, dimenticato qualcosa? No, mi sembra che sia venuto. Bene, e siamo presenti, noi siamo abbiamo una associazione che diciamo apolitica e porta soprattutto al territorio, a chi vuole venire ogni settimana a sentire delle attività, presentazione di libri, delle attività culturali. Perché abbiamo voluto fare questo convegno? Io questa sera sono particolarmente commossa perché questa serata era stata ideata e talvolta il Presidente Guisardi, il nostro carissimo Presidente Guisardi, mi diceva sì, ma prima o poi dovremmo fare qualcosa con la radice, non presentare i libri della radice, ma proprio una serata con la radice che è un'altra attività, un'altra associazione che lavora sul territorio. Infatti nella produzione del libro che noi abbiamo pubblicato nel secondo decennale, lui, che poi non l'ha visto pubblicato, l'abbiamo preparato molto prima della pubblicazione, lui dice che l'università avrà un futuro, dopo che si passano, voleva ancora un superiore futuro, avrà un futuro soltanto se riesce a fare associazione con le altre associazioni, fare con le altre associazioni. Era il suo bambino fisso. Tante volte era anche dispiaciuto perché a Soverato non trovava un terreno fertile per fare questa associazione. Detto questo, io vi ringrazio ancora e passo la parola al nostro Presidente. Buonasera a tutti. Intanto porto i saluti di tutti i soci della radice. Gran parte sono qui presenti con noi, altri per motivi vari non sono qui per me. Con i saluti devo dire un grazie all'Università della Terza Età per averci voluto qui con loro questa sera. So che il tempo è tirato, ma una riflessione vorrei farla. Quando nel lontano febbraio del 1991, ci siamo recati presso il notaio per la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, eravamo in 16 e nessuno di noi quella sera avrebbe mai pensato che la radice poteva arrivare così lontano. E sarebbe diventata oggetto di studio, di test di laurea, di conventi, così come questa sera. Tutto questo è potuto avvenire per l'impegno dei soci, che ognuno, a seconda della loro disponibilità, hanno contribuito a successo, diciamo, per arrivare a questo punto. Ma anche alla collaborazione dei lettori dei giornali che contribuiscono
economicamente non solo, affinché la radice possa andare avanti. E per non dimenticare poi i collaboratori, tantissimi sono qua questa sera che collaborano con noi per portare avanti i progetti che abbiamo qui in programma. Ma il merito più grande va a colui che l'ha nella radice, va al professor Vincenzo Placiotti. Con il suo qualificato impegno costante e assiduo ci ha guidati in tutti questi anni, ci ha presi quasi per mano e trascinati. Io da parte mia non posso fare altro che a nome di tutti i soci dire grazie al professore, grazie per quello che ha fatto e grazie per quello che farà ancora. Finisco ringraziandovi per l'ascolto e vi auguro un proseguimento di serata. Grazie. Ora possiamo salutare i saluti al sindaco Alecce, a cui rivolgiamo un caloroso ringraziamento per averci concesso quest'aula. Allora, beh, innanzitutto grazie a voi per questo 24esimo anno di attività, per essere celebrato è un orgoglio poter avere l'Università della Terza Età e poter aprire l'anno accademico nella sala consigliare e quindi proprio perché siamo all'interno della sala consigliare della città di Soderato mi corre l'obbligo e lo faccio con grande piacere anche da parte mia ricordare il segretario Grisati che per tanti anni ha lavorato all'interno di questo comune lasciando un bellissimo ricordo sia dal punto di vista professionale per le sue grandissime competenze sia dal punto di vista umano. Grazie all'Università della Terza Età perché avete un ruolo fondamentale che non è solo un ruolo dal punto di vista culturale ma anche un ruolo dal punto di vista sociale perché date l'opportunità di mettere in piedi, di creare dei momenti di aggregazione, di incontro, soprattutto di riflessione in una società che ormai anche nel profondo sud corre a 100 all'ora al giorno e quindi c'è sempre meno tempo per potersi ritrovare in due luoghi di incontro e poter chiacchierare, scambiare delle idee, fare cultura. La Calabria ha sempre una grande sete e voglia di cultura e quindi benvengono i momenti come questi. Ho visto che tra le prime attività che fate c'è quella anche della visita del borgo di Vallolato, e anche a me c'è il sindaco di Vallolato, Gerardo Mannello, che ha la fortuna di amministrare un comune con un borgo magnifico. Vallolato è uno dei borghi più belli che c'è all'interno della nostra regione, è un vero e proprio presente, uno dei pochissimi borghi che riesce a girare, a rimanere vivo, che non è un borgo fantasma, come purtroppo tanti ce ne sono in Calabria, che purtroppo negli ultimi anni è sempre più colpito dal fenomeno dell'immigrazione. In Calabria siamo sempre di meno, soprattutto nei piccoli comuni, quelli collinari si spopolano sempre di più. E quindi è bene riflettere anche su in che modo si può bloccare questa emorragia che purtroppo rischia di creare veri e propri paesi fantasma. Ci sono dei comuni limitrofi della nostra città che ormai sono di 300 abitanti e purtroppo col passare degli anni sono destinati questi numeri a diminuire sempre più e quindi un patrimonio culturale che c'è all'interno di questi luoghi che rischia di essere disperso. In questo momento ci sono dei bandi importanti per la riqualificazione di questi luoghi e anche per poter aprire e avviare delle attività. Io lo dicevo l'altra volta, spesso noi calabresi non ci rendiamo conto di quanto sia bello il territorio nel quale viviamo. Per rendercene conto spesso dobbiamo andare perché è costretti a vivere fuori e poi quando torniamo in Calabria rimaniamo stupefatti di quanto è bella la nostra regione. E allora se la politica, soprattutto se noi cittadini, iniziamo ad amare un pochino di più il nostro territorio e a scommettere un pochino di più sul nostro territorio, le cose cambieranno. Non mi vergogno a dire che tanti cittadini di Soderato
non conoscono affatto la parte alta, la parte di sovrano superiore. Ci sono cittadini che non hanno mai visto la statua della Pietà, che nel 2021 compie ben 500 anni, c'è un comitato, c'è questo Federico, anche fa parte di questo comitato, tanti altri, per celebrare questi 500 anni del migliore dei modi, con un'opera per noi importantissima. C'è un giardino botanico che è aperto tutti i giorni, che ormai è in funzione, pulito e ordinato. Io conosco tante persone di Soverato che non lo conoscono, come non hanno mai visitato Soverato Antica. Quindi io dico, iniziamo noi calabresi ad andare un pochino di più a conoscere la nostra regione, allora sicuramente anche chi verrà la troverà più bella. Taccio, mi fermo perché anche io sono curioso di sentire le parole del mio preside Gerardo Pagano, che è il mio preside, e soprattutto il professore Guida Ciotti, che penso ci darà informazioni importanti anche sul volo. Complimenti quindi anche alla Radice per il lavoro che fa dal punto di vista culturale. Se lo passo la parola al collega Gerardo Manetto, grazie. Grazie. Presidente della Università della Terza Età per aver scelto quest'anno come apertura dell'anno accademico per la Radice. Questo è un fatto che ci onora tutta la comunità valdese, perché è un evento molto importante. La Radice sappiamo di cosa si occupa, ma non è solo un'associazione da lustro a Padovano, ma da lustro in tutto il mondo, con il suo giornalino che manda in giro anche a spese a coppia dei soci, anzi quasi sicuramente sempre dei soci. Avete ricordato Grisati, che ho conosciuto personalmente Grisati, e ritengo di non aver mai conosciuto una persona come lui. Io ci ho lavorato al suo fianco perché faceva il giudice di pace a Palmato e io ero il suo cancelliere, una persona splendida che io ricordo sempre con onore. Non ci sono parole per definire la sua bontà. Che dire, noi siamo orgogliosi di questa associazione che ci ha provato. Gli incontri che organizzano per gli eventi culturali sono sempre numerosi e questo vuol dire che è un'associazione che veramente fa cultura. Noi come amministrazione purtroppo quando abbiamo potuto abbiamo fatto il possibile per aiutare. Abbiamo dato una sede che in questo momento non possono frequentare tanto perché ci sono stati dei problemi statistici, ma comunque la stanno usufruendo ugualmente. Erano nel 1997, nel mio primo mandato elettorale, avevo assegnato una sede e poi l'altra amministrazione ho deciso di arrivare a Casa Popolare. Ma questo non sono ancora dico per fare polemica, ma giusto per dire come stanno le cose. Niente, io ringrazio tutti i presenti perché saluto anche il mio carissimo preside, nonché professore Gerardo Pagano, con cui abbiamo stretto sempre una grandissima amicizia. E una cosa fuori programma, vorrei fare un grosso in bocca al lupo al sindaco di questa città che ha scelto di candidarsi alle provinciali e si Allora, ieri fa.
Quindi dicevo che ho accettato con grande piacere l'invito perché sono anni che seguo l'attività della radice, ma comunque prima io ho l'obbligo di salutare la Presidente dell'Università della Università che con tenacia, con dedizione, con passione guida l'Università seguendo le orme del nostro indimenticabile amico Cicalizzani, che è stato, diciamo, il fondatore e colui che per tanti anni ha guidato l'Università. E così come non posso veramente salutare i miei vecchi alunni, dopo Mannello alunno alla ragioneria e Alessio alunno al liceo, quindi figurate ormai quanti anni sono passati da queste esperienze, ma bando a qualsiasi nostalgia. Il lavoro appassionato che Vincenzo Spinaciotti ha dedicato alla radice si vede dalle sue pagine, si vede da quel primo salutare che introduce e inaugura ogni numero, si vede dalla continua presenza. Vedete, io pensavo sempre, in questo nostro territorio sono avvenuti fenomeni di trasformazione sociale profondi, di trasformazione economica profonda. Noi abbiamo vissuto, visto e vissuto questi momenti di trasformazione, per cui spesso i giovani, in fondo lo diceva poco fa anche Alberto, non si rendono conto, non si sono resi conto. Ebbene, la radice, se uno avesse un po' la pazienza di leggere ogni numero, ha la capacità di collegare il passato col presente, di dare anche indicazioni per il futuro. Io leggo sempre con attenzione gli elementi statistici, quelli soprattutto relativi ai risultati scolastici, perché altro per tanti anni mi sono interessato. Una volta Vincenzo Spinaciotti disse: ma perché non chiamate liceo isolato? Chiamiamolo liceo impavolato, perché c'è stato un periodo che effettivamente il numero degli studenti che frequentavano il liceo scientifico che erano i provenienti da Bavolato era veramente numerosissimo. E dicevo, queste modificazioni, queste trasformazioni sociali le abbiamo visto, ne abbiamo visti, i giovani non le conoscono spesso e invece attraverso la radice se possono rendere conto, perché Spinaciotti ha avuto l'abilità di stabilire, di utilizzare questo suo strumento come una grande piazza nella quale i giovani anziani si incontrano e parlano e dicono le loro testimonianze, una piazza che quindi si dilata nel tempo ma che si dilata nello spazio. Quando vedete le testimonianze scritte che provengono dall'Australia, dalle Americhe, e quindi si rende conto come c'è una comunità che continua a vivere nonostante tutte queste trasformazioni, che non ha subito quella stratificazione sociale che spesso determina e ha determinato in altre zone l'anonimato dei rapporti umani. Qui invece no, c'è una vivacità dei rapporti umani e la radice è lo strumento di questa vivacità, è lo strumento di questa comunità che si trova insieme, riesce a trovarsi insieme. E si trova insieme per ascoltare soprattutto le loro parole sagge, frutto di ricerca, riflessione e passione civile di Vincenzo Spinaciotti, e il suo vecchio, ma non meno caloroso saluto, come lui scrisse nell'agosto del 2011, dopo i primi 58 numeri della radice, augurandosi, allora, come ribadiamo adesso, un lungo futuro a lui e al periodo scritto per tutti i badalatesi, soprattutto dei tanti sparsi per le vie del mondo. A ognuno. Beh, a questo punto non saprei cosa aggiungere perché già è stato detto parecchio sulla medicina. Prima di tutto
buonasera a tutti voi e un grazie. Un grazie all'Università della Terza Età. Io sì, ho visto nascere nel 1994-95, cioè 1994, sono 23 anni. E ricordo che ho chiesto al Presidente Misafi di associare l'associazione, la Radice. La Radice è stata socia per tanti anni dell'Università della Terza Età. E ho chiesto al Presidente Misafi e al Segretario Ramoneria che ci presenta. E grazie alla professoressa Montevello, ha già detto il Gerardo Pagano che cosa sta facendo, veramente in continuità con quello che ha fatto per il grande Presidente. Grazie anche al segretario, devo dire grazie perché il segretario Mario Risticò sta lavorando moltissimo. Io noi gli stiamo seguendo, anche se io ormai da 30 non riesco più a venire soverato per gli incontri, perché tra l'altro diventerei di sera, poi si diventa tardi, tra l'altro, va bene. E, ma devo dire grazie anche in questo momento ai miei collaboratori, a quelli che hanno lavorato per venire a questo risultato stasera. E, la Monica, sarei la Monica, non so se è presente, se è arrivato, William Stico che ci ha prestato un materiale che ci è servito, Boris Campese, di cui vi accorgerete alla fine dell'incontro, Letizia Lace che sta facendo il filmato, che manca un documento importante per noi, perché noi stiamo facendo documentazione per poterla partecipare. E un grazie particolare anche a quel signore che è lì, perché è stato lui il manager che ha fatto quel lavoro sulle indicazioni che ho dato, perché altrimenti noi all'interno dell'associazione non avremmo avuto un degno proprio. Lui fa questo lavoro ormai in tutta Italia, anzi in buona parte d'Europa. Grazie. Ma un grazie particolare non dovete consentire a una persona. Vedete? Si vede? Forse è il caso di spegnere? Chiudiamo le luci. Spegniamo per un po' le luci. Ecco il Presidente di Stato. Un applauso! Un applauso. E il Presidente di Stato e il professore Campiaria sono lì all'apertura della sede della Radice il 7 dicembre del 1997. Il sindaco del tempo, Gerardo Mannello, presente, ci ha dato quella sede dopo 7 anni che eravamo senza. Gerardo quella sede, che poi di cui ha parlato. Lui ha parlato. Ecco, è una fotografia che noi non abbiamo mai dimenticato, non l'abbiamo lasciato in archivio perché si è dimenticato, no? Abbiamo dovuto portarla questa sera per questo motivo. Ecco, un grazie particolare a lui che noi abbiamo seguito e purtroppo l'abbiamo perduto, anche noi da Radice. Basta così, possiamo accettare l'ultimo? Sì. Allora, tocca a me adesso dire qualcosa sulla Radice. Io volevo dire come è nata questa Radice, brevemente, molto brevemente, perché poi avremo quei filmati e quei fotografie. La professoressa Assunta Rocca, che è qui presente, di Vallato, aveva visto il museo della civiltà contadina e artigiana di Monterosso Cardo, il museo della... museo che è stato definito anche Museo d'Europa, con i suoi alunni. E allora è entrata a Vallato, ci dobbiamo fare un museo per Vallato, perché evidentemente ce l'ha Vallato, le carte regola ce l'ha per un museo, no? E quindi abbiamo fatto decine e decine di incontri
per concludere alla fine che per poter fare un museo ci vuole un'associazione, ci vuole un gruppo ordinato, organizzato, che lavori a lungo magari, no? E che raccoglie reperti mobili e reperti anche non mobili, poi accenderò ai reperti non mobili. E così è nata l'associazione, era il 91, come ha ricordato il presidente Galletti. Ora, naturalmente ci siamo subito posto l'impegno di organizzarci, di creare un organigramma dell'anima, e l'abbiamo creato con quattro termini. Abbiamo detto ricerca, scavo, recupero e partecipazione. Ricerca come? Come la stiamo attuando ancora oggi? Attraverso gli anziani. Attraverso gli anziani che sono la memoria storica di un luogo, no? E quanti anziani io ho visto andare via e mi trovo adesso un pochino senza materia prima. E attraverso gli emigrati, attraverso gli archivi, attraverso le lettere e così via, le ricerca. E quindi a scavare, a cercare i contenuti. Poi, una volta fatto questo, recuperare come? In qualche modo ve lo mostreremo dopo attraverso il filmato, recuperare, troveremo, e partecipare. Nel 1994 così è nato il periodico, è nato il periodico appunto per partecipare. Io avrei voluto chiamarlo cordone ombelicale, ecco, perché veramente è un cordone ombelicale, come era egregiamente detto il presidente Pagano, collega da un altro con tutto il mondo. L'altro giorno siamo accorti che in Cina ci sono adesso su internet, c'è anche la possibilità di vedere e dietro un sito, no? Siccome abbiamo creato anche un sito appunto per partecipare, perché voi sapete meglio di me che cultura, tra le tante cose, cultura è partecipazione. La cultura non partecipata non è cultura. E quindi noi siamo quindi anche un sito, abbiamo un nome che ci aiuta tutto a tenere tanto insieme. E naturalmente di quale cultura stiamo parlando? Anche questo voi sapete meglio di me, c'è una cultura materiale e una cultura immateriale, non materiale. E noi quindi, quali sono i contenuti ai quali ci siamo rivolti? Per la cultura materiale abbiamo lavorato e stiamo lavorando per esempio la città murale del Borgo, che risale al 1200, abbiamo trovato dei resti, la porta medievale, i frantoi, i frammenti, i mulini, le fontane, le vecchie fontane che servivano fino al 1920 a lavorare per esempio le acque nelle campagne, ecco. E le botteghe artigianali, di cui parleremo tra poco. Questa è la parte che riguarda la cultura immateriale. Ma la cultura immateriale, diciamo, naturalmente il vocabolario, la lingua, qui c'è il professore Rosa che ci aiuta moltissimo, perché noi stiamo cercando di recuperare tutto il dialetto valdostense e quindi cercando ovviamente dove è possibile di riuscire anche la parte etimologica, no? Perché il professore Rosa ci aiuta anche in questo. Sono molti collaboratori qui, di loro a poco. E tutto questo, in questo, devo essere sincero, mi aiutano due grandi calabresi. Ci aiutano due grandi calabresi. Alvaro quando scriveva, è una civiltà che scompare, e su di essa non c'è da piangere, c'è da cogliere il positivo che c'è. E noi stiamo cercando, ecco, infatti i nostri itinerari, i nostri percorsi sono identitari soprattutto, per la ricerca dei positivi, dei coefficienti positivi, anche se alla luce diciamo di quello che può essere un clima di apertura, ovviamente, un clima anche di inclusione, no? E un altro grande che io seguo da tanto tempo, è un amico, poco fa si citava con questi dei Pagani, un grande della casa, Domenico Verdi, il professore Tetti, libro che sta molti di voi, io ricordo il dottor Condore presente, quando il professore Tetti
ha presentato Piera Marinella e il libro di Esta, lì parla di schegge, le schegge del nostro passato, e noi stiamo cercando di recuperare proprio il positivo e le schegge del nostro passato. Ora, scusate, ogni tanto lo guardo anche, una cosa molto importante, molte volte si è parlato con il professore Ulrico Di Sicoro, è la microstoria, gli avvenimenti storici cosiddetti specifici, no? Detto, abbiamo già fatto un convegno proprio all'Università della Città sugli eventi bellici della zona di Bollato. Abbiamo fatto un convegno, era ancora lì il presidente Mistafi, che quando ci riceveva noi di Bollato diceva primo salutare, come dicono a Bollato, come ricordava adesso il presidente Pagano. E le microstorie, ecco, e le microstorie non soltanto locali. Noi ci siamo interessati, abbiamo avuto anche delle conversazioni con amici della terza età, anche della battaglia di Puntastino, oppure della famosa, per chi si vuole tornare un po' indietro, la battaglia dell'Ebolo del 1989, avanti visto l'Ebolo sarebbe secondo noi, abbiamo cercato di documentarlo, proprio di provarlo, il fiume era libero, insomma. Ecco, questi sono gli elementi che noi cerchiamo di recuperare anche se soltanto in futuro viene a livello giornalistico, diciamo, no? E le energie, quali energie? Le energie sono, è stato detto già dal nostro presidente, i contributi che mandano i nostri lettori, quelli che ci vengono ovunque, i loro contributi, poi da alcuni anni abbiamo anche 5 per 1000, è una manna per noi 5 per 1000, e anche le istituzioni raramente intervengono. Io non posso dimenticare che nel 1998, quando abbiamo ospitato Pallato, stato ospitato Pallato, sono stati ospitati 339, se non sbaglio, curdi, io ho detto questo è un avvenimento che va documentato e va lasciato ai posteri come esperienza. Mi sono rivolto al sindaco del tempo, c'era il domandello, e dico io vorrei fare uno speciale sui curdi. E dico però non ho i soldi. Quanto servono? 3 milioni. E ha messo a disposizione i soldi. Tra poco vedremo una copia di questo vedremo fotografia lì nel filmato. Ora, mi avvio alla conclusione, ecco perché abbiamo filmato le idee. E non dirò della rete che si è creata, che ha chiamato a lungo, ha parlato bene, il professore Pagano, ma voglio spendere una parola sui collaboratori del giornale. Il numero è di oltre 400 persone che lavorano con noi. Abbiamo in parte d'Italia. Ce n'è uno che manda gli articoli da Rio. Si attacca al telefono con me per ore a parlare. Why si sbaglia la virgola? Si sbaglia lo spazio prima della virgola? O se un cartino è più lungo e l'altro è più corto? Anche questo è per così dire la luce. Abbiamo dei collaboratori di sovrato, ce ne sono tanti, che sono tanti. E io penso al professore Barbuto, che ha scritto i saggi sulla letteratura calabrese. E il dottore Condoni, in questi ultimi tempi, sta scrivendo anche lui. Giulio De Loria, che è presente, che è italiano, che è sovrato per noi, e che scrive e ci ha aiutato moltissimo anche per stampare i libri. Il presidente Fiorenza, Ulrico Misticò, il più longevo dei nostri collaboratori, il più longevo, ha cominciato fin dal secondo, terzo numero e non ha smesso mai. Presidente Pagano, ogni volta che gli chiede l'articolo, lui immediatamente me lo manda. Articoli di sociologia, di politica, perché no? Perché no? Il presidente Scalzi che non c'è, Giovanni Sorrenti, anche lui,
tanto che collabora. Anche fuori Canzano abbiamo preso, tipo gli anni certi, abbiamo tante mafia che ha collaborato con lui, collabora. Marziali Gatti, che non è in presenza sera, ma manda i suoi saluti perché ha un impegno inderogabile. Abbiamo avuto contatti iscritti di Piramaldi, Antonio Piramaldi, gli studiosi sanno che è Antonio Piramaldi. Nicola Provenzano, il direttore del segreto di Soriano. Questo non ci inorgoglisce, per la verità, non c'è che inorgoglisce, ma si fa piacere. Lo diciamo veramente con tanto piacere, con tanta soddisfazione. Quando siamo andati a trovare Nicola Provenzano, che lo conoscete benissimo, siamo andati con il Presidente a trovarlo una volta, ci ha mostrato i numeri della radice già stampati, messi rilegati. Ecco, annoverati. Dal 1994 in poi annoverano alla biblioteca di Soriano sono cittadini. E io mi fermo qui, non vado avanti, c'è da vedere. Ora, per lavoro che voi adesso vedremo, e ovviamente è stata una selezione, una pesante selezione che ho dovuto fare, no? Ecco. E con dispiacere però ho dovuto limitare il più possibile gli argomenti, perché altrimenti qua si faranno molto allo stesso. Prego. Dobbiamo scegliere che sono io, che di volte in volta, poi di volta. Dovrei spostarmi io, Sì, ti giro così. Collaborazione, ecco qua, qui c'è un altro nostro grosso lavoro. E, certo, tesi di laurea vengono da noi abbiamo, io ho avuto 78 incontri in questi ultimi anni con giovani universitari che facevano la tesi. E abbiamo raccolto tante responsabilità, sono al momento della storia, ha detto noi non possiamo, non conosciamo, lo giovento, quindi l'abbiamo guidato noi, una sulla settimana santa e un'altra di dottorato di ricerca, due dottorati di ricerca, uno è una ragazza irlandese e un altro di un ragazzo della provincia di Cosenza. Avanti. Lì è scritto rapporti con le altre state. Ovviamente la cultura non viaggia mai sola, è chiaro, quindi noi abbiamo contatti continui, anche il scambio di articoli con alcune testate, non soltanto con la Presa. Sono a Bollinia, poi presenti con della biblioteca e Museo della Resistenza di San Sepolcro, con Fabio Sconosciuta, con Elvis che non c'è più purtroppo, il Paesano, la trasversale del Serre, con Elvis 38, il giornale di Giuseppe Reale, che tutti conoscete. E oggi purtroppo non c'è più. Punti a capo, non c'è più neanche il giornale. Punti a capo, Rogelio, Soriano, e studi Cassinati ci hanno contattato con degli articoli nostri che hanno voluto, e loro ci mandano ogni tanto degli articoli da Cassinati. Ecco, qui ci sono dei libri che abbiamo stampato. Il primo è una ristampa di un libretto stampato nel 1950, è l'unico poemetto in dialetto valdostano che abbiamo. C'è un altro poema in italiano di Nicola Cavolari, ma qui è il De Rossi. Poi Lucio Subicolo, che è stato presentato all'università da professor Gianni. Poi Viaggio nel Zeno Colari di un alunno del professore Pagano, di Pietro Costa. E poi c'è un numero unico che abbiamo pubblicato nel 2014, perché abbiamo fatto 20 anni. Poi c'è un altro leggetudo di Signore, e uno e due e tre, quello porto alla fine del sottoscritto, perché me l'hanno imposto gli amici dell'associazione. Io sono racconti scampati. E poi c'è la partita è un monumento. È un libro del 1732 che noi siamo riusciti a traslitterare, questo è il termine di fiducia, dalla grafia che c'erano 1000 pagine, 36 kg di peso, e l'abbiamo trasformato in un libro leggibile da tutti, e con la collaborazione di amici anche da fuori. Deloio era con noi a lavorare, ha fatto una grande parte di questo libro. Mirante era con noi, ha
non grande fatto questo e la platea. E poi che fatto è? Conoscere il fratello. E questa differenza va avanti. Questa è un'altra, questa è la differenza tra i primi e i più tardi. E che quelli sono nostri, stampati con soldi nostri, l'associazione ha stampati per conto nostro. Questi invece sono libri stampati con soldi non nostri. L'autore che ha messo anche in conto la spesa per stampare il libro, ma l'abbiamo curati e stampati noi. E leggete per favore. Stile Spiegel. Stile Spiegel di Domaglie, e l'abbiamo presentato proprio in questa sala. In questa sala abbiamo presentato. Ricordare per non dimenticare le differenze presentate ai franziani. Figure ad avvocato presentato con le sue persone. Il presepe e poi comunque l'ultimo, se è importante l'ultimo, guardate. La Costituzione Repubblicana, perché è importante? È importante perché l'abbiamo fatto nel 2008, al 60° anniversario della Costituzione. L'altro giorno il testo di Pagano mi parlava del 2018, il 70° anniversario. Quell'anno l'abbiamo voluto fare e l'abbiamo fatto a nome della biblioteca, ma l'abbiamo fatto noi come dice. Quindi sono le partecipazioni. Sì, leggi tu, Isidore, per favore. Sono altri interventi di partecipazione e utilità socioculturale. E lotta per evitare la continua strage della 106. Guida turistica, valore superiore. La guida turistica, quei vent'anni sono io la guida, adesso sono giovani che, meno male, sono giovani che lavorano e lavorano anche bene. Ah, così. Poi la rassegna stampa? Poi? La rassegna stampa sui curdi. La rassegna stampa sui curdi. Per l'occasione noi abbiamo raccolto tutti i giornali a livello nazionale e abbiamo nel nostro archivio abbiamo la sede stampa tutto l'anno perché allora i curdi che venivano e sono scesi anche da Milano alcuni per esaminare che sono stati per prendere conto della sede stampa e adesso la toponomastica. Ecco, la toponomastica, come si dice spesso da Milano, per noi è fondamentale, no? Noi stiamo intervenendo in questi ultimi giorni, ho sito Romanello per dei non illustri di Vallardo che sono stati dimenticati nei decenni e non ne parlo per un tempo tempo, ma sono persone che vengono e noi ci stiamo impegnando anche in questo. Poi docenti volontari per la scuola con la scuola. Naturalmente anche nel sociale. Noi stiamo andando nella scuola di Vallardo dei docenti volontari, naturalmente paghiamo come le spese, che fanno supporto a seconda dell'organizzazione principale della scuola. Poi? Partecipazione e assistenza. Beh, il discorso dell'assistenza è un discorso che voi conoscete benissimo, è un discorso che porta avanti Salvatore Buzzardo e noi lo abbiamo affrontato per tanti anni. È un discorso molto serio comunque, insomma. Oggi non c'è il Salvatore perché a Crotone per un incontro su Pitagora. Queste sono creature, qui c'è per esempio il presidente dell'Avis comunale di Vallardo, Ischia e Sant'Andrea, che è un socio della Radice, e un apostolo della Radice, l'Avis e così anche l'Avaro. Gestione della biblioteca comunale. La biblioteca comunale, dove il sindaco Mandello una sera mi fa, ma la volete gestire la biblioteca? Erano 1800 volumi buttati in una stanza e per 9 anni l'abbiamo gestita noi. E abbiamo messo una socia, la signora Giovanna Durante, che è mia moglie, così, e la diretta per 9 anni, con l'aiuto di altri due signori che andavano quanto potevano. E poi invece il discorso è cambiato e quindi attualmente purtroppo è chiuso per via del fatto che non è agibile l'edificio. Prego. Rapporti con il Museo d'Ors. Il Bova. Pochi sappiamo in Calabria.
e che c'era un museo in questi giorni però se ne parla molto, la Bova, Rogudi, un ambiente molto studiato dal professore Crepi, no? E noi abbiamo avuto contatti con Bova, c'è un museo intitolato Gerhard Ross, perché Gerhard Ross per noi è stata una figura molto importante di cui si vedrà qualche immagine da poco. Avanti. Questo è un documentario, il paese luminoso, è di mezzo abbonato, che un signore l'ha scoperta, è così, è inserita, quasi riconoscibile, e allora con il nostro aiuto, con il nostro supporto culturale, diciamo, e non soltanto culturale, siamo riusciti a modificare. Prego. Questa è la targa che abbiamo fatto mettere lì, che così vedi già in parte. Ecco qua. Adesso questa è l'edicola, e l'edicola è dedicata a San Telmo. San Telmo è un santo di cui... È una bagna. Questa è la fontana. Scusatemi, che non credo che volevo...
non avevo previsto. Fontana di Galeri. Questa è una fontana che si trova sulla strada che portava a Catanzaro prima che costruisse la provinciale e la Cinese. È una fontana storica. Ecco, siamo riusciti, abbiamo speso 30 soldi, abbiamo speso 7.000 euro per venire la posto così, però siamo in quella fontana. Avanti. Salute. Salute, salute. La forgia. Questa è la forgia. E una foggia, sì, grazie. Grazie, sì. E questa foggia, se il proprietario è morto, ed era chiusa, il proprietario, Fabio Maniscalco, diciamo, ecco, l'abbiamo chiesta noi di averlo incomodato, e piuttosto che darci l'incomodato, ce l'hanno regalata, fatto notarile. Questa è un tassello di quel museo diffuso che noi intendiamo creare ancora, non abbiamo perso la carta. Ecco la cosa, la foggia del fabbro Mastro Giovanni Saraco, data alla radice e l'anno del 2004. Avanti. Questa è un'altra bottega, che lì ci sono due banchi, come vedete, di falegname, che sono appartenuti a dei falegnami che hanno studiato a Napoli. C'era, io l'ho chiamata l'Università dell'Artigianato, i nostri artigiani andavano a Napoli per imparare tanti mestieri, i sarti, i falegnami, e ci hanno regalati questi banconi, hanno regalato anche altro materiale, e noi l'abbiamo sistemata in un altro tassello del museo. Dobbiamo dire onestamente che il locale ci è stato dato e incomodato dall'amministrazione comunale. Infatti. E questa è un'anteprima. E c'era, voi sapete che nella zona nostra c'era la sartoria Barberia, e il sarto era anche barbiere. Un sarto barbiere di Badolato non c'è più. La famiglia ha deciso di regalare alla radice tutto il materiale, tutta l'attrezzatura della sartoria. E nel luglio 2018, che c'è la nostra messa, abbiamo già fatto la targa pronta, la settimana prossima sarà installata, e i proprietari che hanno fatto questo regalo sono in questa sala in questo momento. La signora è di là, la moglie del Sarto Cece e Lucida, che ci ascolta, e il figlio e l'operatore che c'è, che in questo momento al computer. E siamo completamente. Ecco, il locale ci è stato dato incomodato, noi l'abbiamo sistemato come è stato possibile, da una signora che è qui presente. Possiamo dire il nome? Sì, sì, sì. E la signora Marina Gervasi. E questo voglio dire anche per raffermare, rafforzare l'idea della rete che si è creata. Noi non so se abbiamo delle reti, comunque questa rete si è creata forse spontaneamente. Andiamo avanti. E qui cos'è questo? Un metterà, la mietitura dovrebbe essere. Se per caso è troppo lungo lo stacchi tu, Incidora, perché non vorrei fare troppo tardi. Io ho cercato di fare 3 minuti soltanto, ma forse non sempre sono riuscito. No, quello no. No, quella era per una cena che non c'entrava con la mia. Volume. Grazie.
Siamo sotto sopra, no? Questa è com'era comunque sino al 1934. Dopodiché, per motivi vari, non so che necessari, è stata demolita in parte, col permesso della previsione della sovrintendenza delle arti, e adesso è così. Perché l'abbiamo ritornata? Perché questa torre campanaria è diventata un etamaio. E allora noi, con pochi soldini che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale, l'abbiamo recuperata, nel senso che l'abbiamo pulita, abbiamo fatto qualche fuoco e tocco, abbiamo messo la targa, abbiamo messo il cancello, e adesso è un monumento da guardare, da esaminare. Questo è un omaggio all'arte moderna. Il nostro paesaggio, Gianni Vermiglione, ha preso questo sasso, questo macigno, ci ha fatto sopra una svasatura e poi l'ha messa vicino al mare. Il mare se l'è portata via, noi l'abbiamo recuperata, abbiamo visto, permesso anche stavolta al sindaco Mannello, per metterla in un angolo del lungomare, e ci abbiamo messo la targa che non si vede bene. Si chiama Amanna Dofano. Voglio spiegare precisamente che significa. La manna è la manna che cadeva dal cielo, va bene? Secondo la Bibbia. Il fano sarebbe il buco che c'è nei denti, che si fa un po' per la luce dal greco fano, tutto, e un po' anche per il buco perché nei denti si cucinavano, e i soldetti si cucinavano. E allora, ecco, ai giovani si suol dire, ai giovani che non lavorano, ti pensi che ti scinda Amanna Dofano? Credi che dal fanò ti venga il cibo se non va a lavorare? Ecco, questo giovane artista, bravo, molto bravo come artista moderno, ha voluto creare questo momento. Questo è un telaio, che ci hanno regalato. E noi lo stiamo conservando insieme a centinaia di altri vecchi mobili che abbiamo e che aspettiamo di mettere nel futuro museo. Questa è un filmato, forse meglio un pochino facciamo sentire, è un'escursione. Andiamo. Certo. Mi stanno a mostrare questo. Se non vuoi. Siamo in zona riposo. Vai, vai. Ecco qua. Questa è una cascata sconosciuta, non si conosce la zona, pochi la conoscono. Sono 40 metri di acqua, certo che volte ne ha 100 circa, no? Sono 40 metri che si trova proprio sul fiume di Lepoli, sul Gallipoli, nei pressi delle sorgenti del Gallipoli. E quella è la carne salata che abbiamo mangiato. E quella è salata, lo sto alzando, io non ho mai visto. Come si voglia vivere economicamente? Forse a me. Si vuole venire. Si vuole venire. Si
no, rimane qua, al nostro ritorno ci accogliamo. La condotta forzata della, che faceva movimentare la turbina Pelton collegata con il moto alternatore che produceva la corrente del capolato. Guarda così, ho voluto riportare anche questo pezzo di filmato perché tra i vari segmenti di patrimonio c'è anche il patrimonio naturalistico, no? C'è quello paesaggistico, naturalistico, e questa cascata è un peccato che non sia valorizzata. Qui c'è per esempio il sindaco di Bollato, non hanno sempre pensato di fare qualcosa, ma non sono mai riusciti, non hanno i soldi, immagino soltanto che siano i soldi. E comunque speriamo che un giorno venga valorizzata anche questa cascata. E questo qua, questa fotografia, e quello che sta parlando in quel momento è il figlio di Gerhard Rolf, dottor Eckhart. Perché l'ho voluto mettere questo? Perché nel nostro impegno per il recupero linguistico ci siamo imbattuti necessariamente, veramente lo conoscevamo già prima, con Gerhard Rolf, il grande ontologo tedesco che per 62 anni ha fatto su e giù da Berlino. Poco fa si parlava di Boba, lui è sceso a Boba per la prima volta nel 1921. E allora noi abbiamo voluto valorizzare l'opera di Rosso, e che tornava anche a questo uomo, nostro interesse, e abbiamo intestato, ecco, col permesso sempre del simbolo di Bollato, una piazza Gerhard Rolf. Al convegno, dove c'era anche Achille Curcio con noi, c'erano i figli di Luca di Rosso sulla posta da Berlino. Lui, quello che poco fa avete visto, la sorella Helen. E avanti. Questo è un sissizio. Vi parlavo poco fa del sissizio, perché ho voluto portare queste fotografie. Quel signore che sta parlando di là, non sta parlando. Guarda Salvatore Mugiardo, ma quello accanto è il professore Moracci, che poi è diventato professore universitario e prese la facoltà di magistero di Sassari, diretto di Sassari. E quel giorno eravamo a San Luca, in una vallata. Non ci eravamo accorti che lì c'era gente che era arrivata prima di noi. E c'era più cameria. Stasera purtroppo non c'è, perché è stato impegnato con la sua telecamera, con l'operatore. E bene, i signori che erano lì gli hanno preso il naso, non hanno voluto che noi andassimo via con la documentazione, e noi siamo messi una porta in mezzo alle gambe e ci siamo invitati a mangiare soppressate, come sa bene il professore. E poi siamo passati la prossima e così siamo andati alla casa di Alvaro. Questa è la casa di Nicola d'Alvaro, che ormai è un piccolo museo, ma devo dire sinceramente un po' abbandonato e poco frequentato. Avanti. Questa è l'edicola del Mungioi. Scusate, mancava anche prima. E l'edicola del Mungioi. Questa è un'edicola dedicata a San Telmo, un santo sconosciuto. Per avere notizie ho fatto ricerca a Napoli, la ricerca stessa a San Telmo, il nostro collaboratore ha fatto ricerca lì, e quindi siamo riusciti a dare il supporto che il collaboratore voleva, e quindi ecco qua come si presenta oggi. C'è anche una targa che abbiamo fatto mettere, appunto perché passante possa... Thank you.
quanti piante? Sono su 4 piante da lì, 4-5 piante massimo. Nicola prepara il piazzale per la costruzione della carbonaria. Questo lavoro praticamente consiste nel tagliare gli alberi che sono stati precedentemente assegnati dalla forestale, in quanto naturalmente questa è stata la conseguenza di una richiesta che l'associazione culturale Radice ha fatto al comune. Per il taglio e la selezione della legna sono stati necessari 8 giorni. La costruzione della carbonaria inizia dalla bocca, il camino. Per la costruzione della struttura è stata necessaria una settimana di lavoro. Lo strato protettivo di felci e terra permette di fare i buchi necessari alla traspirazione, all'ossigenazione, al processo di carbonizzazione. Ridotta di un terzo, ha concluso il suo ciclo di cottura. Ecco, chiudiamo sulla carbonaria, non c'è molto da dire, che un tipo di cultura è presente anche a Vallato, certo non come a Serra San Bruno, ma abbiamo avuto anche noi riprendere questo aspetto e creare un documento. Qui ci sono due speciali, voglio soffermarmi qualche minuto soltanto. Il primo è lo speciale Budi di cui vi parlavo, del marzo 1998, erano appena arrivati i Budi a Vallato, assoverato pure che avevate, agagliato, e quindi lì c'è tutta la documentazione. Il sindaco Mannello ha preso parecchie di queste copie, ha portato in giro per l'Europa, quando andavano, lo invitavano per parlare appunto di questa esperienza valdotese. E siamo lieti di aver raccolto. L'altra sera, tempo fa, qualche mese fa, c'è stata una festa appunto al Vallato per i profughi, per gli immigrati, ed era presente una bambina che è nata proprio qui a Soverato, adesso ha 20 anni, ed è venuta forse all'Orlando da Londra, dove si trova. E il secondo speciale è uno speciale ROS di cui vi parlavo. Questo è stato fatto insieme all'Università della Calabria, dove c'era, adesso è in pensione, una professoressa di lingua tedesca che insegnava appunto, insegnava tedesco, ma era di origine tedesca. E allora insieme abbiamo deciso di fare uno speciale dove c'è un po' tutto in sintesi quello che ha fatto Gerard Ross, i suoi 62 anni di viaggi tra la Calabria e Berlino. E Dublino, ovviamente, qui si è fatto. E questo è l'ultimo, scusate se io un po' il pallino, come si dice, dei numeri, no? E infatti anche c'è una circostanza, dice, diamo i numeri. Quanti sono allora a legge, Mario? Allora, 25 anni. Anni sono 25 del periodico. Mi sto fatto 85. 85 numeri in questo momento.
8 pagine, un minimo 8 pagine in primo numero, adesso le abbiamo su 26 pagine. Poi pagine stampate 3.352. Ecco. 500 copie, a un massimo di 2.000. Sì, alcuni numeri abbiamo fatti più numerosi, perché sì, siamo sì. Poi copie stampate in tutto 135.900. Rubriche variabili 35 attuali, massimo 80. Collaboratori 470. E qui i collaboratori di cui parlavo prima. Sono 470 persone. È un numero esatto, perché è esatto il numero? Perché quando abbiamo fatto il numero unico del 2014, io ho contato tutte le persone che hanno scritto, anche quelle che hanno scritto una sola volta, o hanno fatto una fotografia, una sola fotografia, sono collaboratori e sono 470 in tutto fino a questo momento. In 7-19. Nazioni mandate in 19. 14, oltre Italia. Fatemo tutto il mondo. Spese vive euro 122.000. Abbiamo quantificato anche la spesa per i giornali che avete promesso. Sono uscite dall'ultimo numero, alcune dei quattro ricevute a casa, sono 122.000. E possiamo chiudere. E un minuto soltanto, ancora. Cioè, ma il futuro, ecco, noi abbiamo dei progetti. Abbiamo dei progetti per il futuro. Quali progetti abbiamo? Nelle misure in cui le condizioni rimarranno quelle che sono state fino ad oggi o miglioreranno. Abbiamo già cominciato un album fotografico, un album in cui metteremo tutti i caduti della prima e della seconda guerra mondiale, le fotografie, e accanto il lavoro che abbiamo già fatto, lavoro di luogo di nascita, luogo di morte, data di nascita, data di morte, e un lavoro, questo anagrafico, che ci ha fatto un signore che era ufficiale di anagrafe e qui presente, il signor Serrano. Quindi è fatto al 50%, mancano soltanto le fotografie. Poi abbiamo cominciato un libro dal titolo Evoluzione antropica della mente di Collatto, l'evoluzione, come si è evoluta l'antropizzazione, diciamo, ecco, del territorio. E cominciamo dal 1875, perché in quel periodo abbiamo avuto il passaggio della ferrovia, ecco, il discorso economico, per arrivare al 2015. Poi un altro progetto che abbiamo è il Museo Diffuso Comprensoriale. Che cos'è il Museo Diffuso Comprensoriale? È un museo che va da Guadalupe a Stabiano, perché è un territorio omogeneo. Quindi vorremmo che fosse un sito comprensoriale e che sia diffuso nel territorio, cioè i territori d'avvistamento, le cascate, che faccia parte di questo museo, che venga completamente menzionato. E abbiamo già il censimento delle tessere museali dei cinque paesi, di Guadalupe, Santa Catarina, Guadalupe, Ischia e Sant'Andrea, abbiamo già fatto il censimento. E poi un ultimo progetto grosso, già avviato, e molti di voi conoscono per Cernobbio della Sanità, anzi domenica ci andrete, lì c'è un affresco bizantino del 1400 circa, stabile 1400, che sta perdendosi completamente. E noi ci diamo assunto l'incarico di questo di restaurarlo. Abbiamo fatto il progetto, la Curia Arcivescovile l'ha approvato, la sovrintendenza l'ha approvato, il restauratore l'abbiamo trovato ed è il maestro Mantella, e quindi appena possibile cominceremo i lavori. Io vi devo dire, adesso, scusate, l'ultimissima cosa, prima di andarcene, e ognuno di voi che gentilmente se passa da qui dal presidente c'è una cosetta, abbiamo voluto lasciare un ricordino e un ricordino che è stato menzionato in qualche modo qua tra gli insetti che abbiamo diffuso nel mondo. E probabilmente dovete la stessa amica basta uno, quindi che vi devo dire? C'è deve concludere la signora prima, no? Io vi ringrazio e vi chiedo ancora scusa.
allora, sì, mi dice il Presidente che è il caso di spiegare. Questa fotografia noi l'abbiamo mandata nel parte del pezzo. E le strisce concentriche che vedete sono le stelle. E il cammino delle stelle, sì, ecco, al centro c'è parlando di notte. Naturalmente questa fotografia è stata fatta in pieno a mezzanotte in montagna. In montagna, in una tecnica particolare. E il baluardo tra le stelle, e qui sul retro voi troverete la scritta che ricorda questa giornata, per la quale devo dire grazie alle autorità, ma soprattutto grazie a tutti voi. Voglio dare ai nostri ospiti il volume che abbiamo pubblicato nel secondo decennio, 2005-2015, c'è tutta l'attività che noi abbiamo fatto. E qui ho messo anche il quando avete presentato il nel 2007-2008. Io vi ringrazio, vi do appuntamento per la prossima settimana, saremo allo scientifico. Quest'anno purtroppo dobbiamo spostarci per tenere la ragioneria a parte dei lavori. Lunedì cominciano i corsi di storia e di francese alla ragioneria, perché le aule ce li danno. Di volta in volta vedremo dove andremo per le conferenze, intanto l'aula non sarà sistemata. Vi ricordo che domenica noi andiamo a visitare Badolato con le nostre macchine. Chi non si è ancora iscritto ce lo dica, perché dobbiamo pubblicare il numero dei partecipanti al canto. Grazie mille e alla prossima settimana.